questi sono i quattro peggiori disastri naturali della storia. Ovviamente, prima di incominciare il video, vi invito a lasciare un bel like e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi anche al canale. Bene, adesso incominciamo subito con il video. Il terremoto di Antiochia, meno potente in termini di danni, ma che ha causato maggiori vittime sempre nel corso della storia, è stato il terremoto di Antiochia nel 526 d.C. Purtroppo le fonti storiche non ci dicono precisamente né la data in cui è avvenuto né precisamente il numero di morti, che comunque sono stati stimati tra i 250.000 e i 300.000. I danni alle cose furono però minori, probabilmente per una migliore costruzione architettonica delle strutture, di cui oggi però non abbiamo purtroppo alcuna traccia, se non le poche fonti scritte dell'epoca. La siccità dell'Africa orientale dell'anno 2001. Ci sono disastri causati dalla troppa abbondanza d'acqua, come gli tsunami, e disastri che sono causati dalla sua mancanza. Questi ultimi sono più silenziosi e se ne sente parlare molto poco, ma esistono e sono ben concreti. Ben 9 milioni di persone si sono trovate senza avere nulla da mangiare per la peggiore siccità degli ultimi 60 anni. E sono stati colpiti diversi paesi africani, il Kenya, la Somalia, l'Etiopia e Gibuti. Molte di queste persone sono morte a causa della carestia. Il caldo estivo in Europa dell'anno 2003. Chi ha più di 25 anni si ricorda sicuramente l'estate più calda degli ultimi anni, quella del 2003. Era addirittura più calda di questa del 2015 e quello che non sappiamo è che la carenza d'acqua ha provocato moltissime vittime e anche una carestia, specie nei paesi dell'est. L'ondata di caldo ha provocato ben 14.000 vittime solo in Francia, soprattutto anziani, registrate dalle case di cura spesso non climatizzate. Inoltre, in Ucraina la produzione di grano a causa della carenza d'acqua diminuì del 75%, facendone aumentare il prezzo in modo drastico. Inoltre, il troppo calore ha causato tantissimi incendi che hanno portato a danni incalcolabili. La peste nera del 1348. La peste nera è una delle epidemie più devastanti della storia dell'uomo, che si stima abbia ucciso il 65% della popolazione nel Medioevo. Durò per 3 anni e causò oltre 200 milioni di vittime, che sono tantissime considerando che la popolazione europea era molto più ridotta di oggi e che ad oggi in Italia siamo 60 milioni. La peste ha quindi ucciso, idealmente, 3 volte gli abitanti italiani di oggi. La ripopolazione da quell'evento è stata molto, molto lenta. Purtroppo questo video è terminato. Se il video ti è piaciuto, lasci un bel like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti anche al canale.